Periodo particolare per la Sicilia, ancor più per la città di Messina che è costretta ad affrontare le sue tante emergenze. Quali sono le prospettive della CISL? Dobbiamo risollevare le sorti di un territorio che non è più in crisi congiunturale ma in crisi strutturale. Ecco perché le soluzioni sono tante e non può essere una salvifica per tutto. Qual è il percorso ipotizzato? Voi avete scelto uno slogan, insieme si può, però spesso manca questo stare assieme, perché alle volte anche all'interno delle organizzazioni sindacali vengono messe più in evidenza le divisioni anziché i punti in comune che potrebbero essere un punto di forza. Sì, perché spesso noi continuiamo, ed è stato uno degli errori che abbiamo commesso in questo territorio, a giocare in difesa, cioè giochiamo a difendere quello che c'è. E oggi non è più possibile ragionare in questi termini, perché vediamo che diventa difficile mantenere ciò che è, perché viene eroso dalla crisi, viene eroso dai settori che non reggono più, c'è una pubblica amministrazione che è tutta da rifare. Ecco allora che dobbiamo stare insieme non per difendere ciò che abbiamo, ma per produrre nuova attività e nuovo lavoro. Noi non vogliamo continuare a lamentarci, noi da questo congresso vogliamo lanciare uno spirito ottimista, perché solo con l'ottimismo, solo con rimboccarsi le maniche tutti insieme riusciamo a dare un'inversione di tendenza. Assunzione di responsabilità ed ottimismo, ma certamente ci vuole anche un progetto, un'idea chiara di cosa si vuole fare di questa città e di questo territorio. Riorganizzare, ristrutturare completamente la macchina amministrativa burocratica del Comune. Dobbiamo riprenderci le aree che sono state abbandonate a partire dalla Falce. Bisogna eliminare da subito l'ente porto e bisogna dare la possibilità all'unico soggetto che in questo momento ha le condizioni e la spendibilità delle risorse, che è l'autorità portuale, di riqualificare tutta l'area e di metterla a reddito. Dobbiamo riconquistare tutto l'affaccio a mare e dobbiamo riconquistare l'area della fiera non solo per passeggiare, ma per avviare attività e iniziative che diano luce, che diano lustro, ma che diano soprattutto lavoro. Solo facendo questo dobbiamo anche saper valorizzare quello che è il nostro territorio. Io spesso ho usato un'espressione che vorrei ripetere oggi: la soluzione per Messina...